l'esplosione per domani sarà tipo come un fiore che sboccia insieme a voi e altri e i miei compagni e altra gente. Come fate a trovare il coraggio e a gestire situazioni difficili? Gli anziani che aiutate sono contenti se andate a casa loro? Cosa ci andate a fare? Sono alcune delle domande che i bambini della scuola primaria di Giovi, Pier Tommaso Caporali, hanno rivolto alle associazioni di volontariato della provincia di Arezzo in una conferenza stampa che ora è raccontata nel documentario realizzato per la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla delegazione CESVOT di Arezzo. Il documentario, a cui si aggiunge anche uno spot che sarà trasmesso nel 2017, è stato realizzato dai registi Maria Erika Pacileo e Fernando Maraghini, con le musiche originali del maestro Ivan Collini. I bambini giornalisti sono diventati i protagonisti della nuova campagna CESVOT dopo un percorso di formazione durato oltre 2 mesi con incontri nelle varie redazioni giornalistiche. Qui vediamo proprio la visita di alcuni bambini nella redazione e negli studi di Arezzo TV, che ha aderito fin dall'inizio a questa bella iniziativa. Fa a sorridere davanti alla sofferenza. Come dicevo prima, sorridere a volte è anche una sorta di medicina, è proprio per la risposta che ho dato prima. Quindi cerchiamo di sorridere anche nelle situazioni di sofferenza. Posso salutare i giornalisti di Arezzo TV? Vi saluto e vi ringrazio.